Ok amici, è il momento di andare a reclutare il ragazzino Iggy. Non so dove sia però. O dove io lo possa trovare. No, sto cercando di fare però. Schioccare il... Schioccare qualcosa da qua, non so come Cristo si chiami. Che ogni volta che faccio questo movimento... Schioccato. Perfetto. Molto meglio. Iggy. Ehi, Tish, guarda chi è. Guarda chi c'è. Luca, vuoi cercare di ucciderci? Sei qui per farci fare morire l'atletico? Ascolta, stammi solo a sentire. Ascoltiamo. Iggy, lo so che siamo entrambi enormi sacchi di merda per l'altro. Sì, non sbaglio. Ma ultimamente la vita è diventata un po' strana, lo sai? Le cose sono strane qui. Quindi ti sto offrendo un patto, una richiesta di aiuto. Cosa ne diresti se... Nascondessimo la nostra ostilità per ora. Nascondessimo. Non siamo codardi. Ah, sbagliato. Ti dispiace. Ok. Era merda. Strano. Rompessimo la nostra ostilità. Ci piace rompere le cose. Se una tega significa rompere le cose. Se... Fanculo. Non sta caricando. Se ti dicessi che c'è un modo per avere una tegua e comunque rompere roba, vai avanti. Ho bisogno di te per distrarre... ho bisogno che tu causi un... Come dire? Bisogno che tu faccia da... diversivo, in modo tale che io possa infiltrarmi all'interno del quartier generale del Perennial Harvest. Luca Van Horn, sono impressionato. E dopo tutto questo voi poteste venire alla casa tua Tifa e venire alla casa sull'albero qualche volta. Andata. Ma non perché siamo felici della tua casa sull'albero, vogliamo semplicemente far casino. Hai sentito, Tish? Ci ha invitato nella casa. Palla! Oh! Non ci sei mai aspettato che sto non sarebbe arrivato. Meraviglia. Che carino. Precious little love. So far, everything was in order. Jeff, Iggy, and Tish all agreed to do their part. Beck radioed Luca that night with a simple and covert message. We are locked and loaded on my end. And Rollo, after a lengthy confession, managed to persuade Roxy and Fitz to help. He stowed away in mission control for the night to avoid attracting attention. Rollo, being uniquely suited for the role, would be the first to breach Perennial Harvest. The outfit provided by Jeff wasn't perfect, but a convincing disguise is 10% wardrobe, 90% confidence. Rollo took a few vigorous breaths and shook out his arms. Stai calmo, lo puoi farcela. Roba da consegnare. Una consegna? Non ne so niente. Un momento. Mi dispiace, ma non c'è nessuna consegna per stamattina. Va bene. Questo perché è direttamente al fondatore. Ha chiesto di tenerlo segreto.
adjusting his tool belt. Lo sai come può essere il fondatore. Ok, suppongo che possiamo lasciarlo. Suppongo che posso lasciarti passare. Non sto raccolta a tende, così? Pacco per il fondatore. Oh, non ho sentito niente in merito. Sì, è una di quelle cose che non dovresti sapere. Ah, controllo. È direttamente per il fondatore, non ho tempo di passare per te. Oh, capisco. Se vuoi completare questo modulo... Ogni volta con la formalità. Ascolta, se tu spieghi al fondatore perché io sono in ritardo al tuo funerale. Poi io ho tradotto male. Mi dispiace, come hai detto che ti chiami? Sono... Sir, sì. Quella è un'area riservata. Mi perdoni. Ok. Che cos'è stato? Ha più solo la danna alla porta, un lavoro da fare. Io... Devo controllare questo rumore. Oh, dai! Bat Ninja! Seriamente apri, ok. Cioè, vanno vicini. La colta... aspetta. Ehi, immaginavo... Allora, sei in dubbio, vai col classico. Beh, eravamo vicini. Ma ce l'abbiamo fatta. Buon lavoro. Ok, tutti sanno cosa fare? Sì, l'ingegneria profonda è a nord. Vado con Beck. In caso dovesse fissare dei muscoli. Vado direttamente all'ufficio del fondatore. Voi due starete bene. Stava all'ufficio del fondatore, ok. Non c'è nessun bicchiere d'acqua. Ah, è tutto aperto, tra l'altro. Ammetto che io voglio esplorarlo un po'. Un punto cieco. Dove sono? È una sorta di gioco mentale. Nei post motivazionali, solo che... Sai, senza gattini non funziona. Tutto in questo posto sembra finto, ma tutto... Cazzo, una pianta finta. Ok, mi sa che ho fatto il giro. Esatto. Sì, cioè ho fatto il giro, ok. Solomon. Luca, cosa stai facendo qui? Storia lunga, stai bene? No, sono certo di non stare bene. Delle persone strane mi hanno rapito e... Ero in tute gialle? In tute? Sì, come lo sai? Mi hanno portato e mi hanno chiuso qui mentre... io ero distratto dalla... mentre facevo... Ok. Sai com'è? Abbiamo un piano. Noi? Sì, Rollo e Beck stanno andando l'ingegnere. Grazie per avermi... Grazie al cielo mi avete trovato. Dobbiamo andare fuori da qui. Non possiamo, ma ci prenderanno di nuovo. Dobbiamo fare qualcosa prima. Mentre tu stavi correndo... hai visto una porta con su scritto fondatore? Fondatore, perché lo stai cercando? Non lo so, io sono... No, non lo sto cercando, sto andando al suo ufficio. Ora che l'hai menzionata, sì, ho visto una porta chiamata fondatore. È da questa parte. Ufficio del fondatore. Bussate senza conseguenze. Oh, ecco. Quindi è questa. Sono abbastanza fortunato
di averti trovato col... Porca puttana Telegram, un attimo. Ok. Sono fortunato di averti trovato, ovviamente l'avevi mancato. Bella fortuna. Chiusa. Purtroppo sembra essere una specie di serratura elettrica. Non vedo come tu possa sconfiggere una cosa del genere. O sbloccare una cosa del genere. Aspetta un minuto. Non so quale sorta di divertenti affari state facendo, ma mi piace. Ciao. Buon pomeriggio. The light on the keypad changed from red to green. Come hai fatto? Ho dei buoni amici. Andiamo dentro prima che qualcuno ci trovi. Luca switched on his walkie-talkie. Lolo, sono dentro. Come aspettavo c'è un pannello di controllo. Perfetto, noi siamo bloccati alla porta denominata 24601. Bisogna che tu ce l'apri. E se qualcuno ci cacciasse, dobbiamo uscire da qui. Non lascerò i miei amici, Solomon. Sicuramente non hai modo di girare la password. Andata. Come l'hai indovinata? Oh, è una sola password che Rollo ha sentito quando eravamo giù. Quando era giù. È divertente come qualcuno di così abbastanza arrogante da chiamarsi il fondatore utilizzi una password stupida come questa. Non voglio dire stanzate. Oppure stanno pensando di diverse mosse in anticipo, non aspettandosi che qualcuno indovinasse qualcosa di così semplice. Questo tipo di villain finisco sempre per superare se stessi in astuzia. Madonna, che godimento da sta parte. Il tuo potere della seduzione è impressionante quanto la tua fortuna. Di deduzione, non di seduzione. Allora ho perso di esserci. Bingo bango, la porta è aperta. Luca, non fallisci mai. Cosa ci fa quel viscito zaticone lì? Bene. Abbiamo un amico che... abbiamo un'amica, in realtà, che ha la madre nei guai. Vogliamo aiutarla a tirarla fuori. Capisco. Oh, Luca, penso ci siamo vicini. La prossima porta è 13806. Forse è questo apre la porta. Fanculo, abbiamo compagnia. Luca, muoviti. Un secondo. Non riesco a pensare con tutto sto casino. Eccola. Mi spiace avermi dato tutto a fanculo. Mi scusi, Luca. Non affliggerti. So che stai cercando solo di dare una mano. Oh, niente bicchieri d'acqua. Rolo, sei a posto? Rolo, vieni. Mr. Kerr approached with a sneer and spoke into his walkie-talkie. Puoi spegnere il live, mi sono in trappola. Questo, Mikai, è un punto morto. Nessun posto dove andare. Dove correre? Rolo, dove sei? Stai bene? Sì, penso che ci siamo persi. Torniamo nell'ufficio di Nelly. V.
voi due venite con noi, per caso sono sbucati, no? Andiamocene. La piccola merda mi ha appena calciato. Non state qui, prendeteli. Ok, penso che abbia funzionato. Roxy e FX ci hanno dato una buona copertura. Sto avendo problemi a seguire cosa sta succedendo. Come ti ho detto, è bello avere dei buoni amici. Rodo, quanto pensi che Roxy possa distrarli? Non voglio dire stronzate. Anche se comunque, anche sto traduttore. Per quanto tempo Roxy può tenere qualcuno così incazzato da non vedere bene? Come ti ho detto, abbiamo tempo. Entra. Sto entrando nell'ufficio di Nelly ora. Mamma! Oh tesoro, cosa ci fa? Cosa hai fatto ai tuoi capelli? Pensavo saresti stata felice, ho finalmente usato il tuo. Il piccolo chimico. Di sicuro hai un talento per rendermi incredibilmente orgoglioso nei modi più frustranti. Dobbiamo tirarti fuori da qui. Dobbiamo? Chi è questo uomo adulto? Oh, non sono un adulto adulto. Questo non so cosa voglia dirmi, cogliere la sprovvista. Hai mai sentito parlare di uno scatto di crescita? Ho avuto più un flusso di crescita. No, non è possibile. Banda sostanziale sullo smalto dei molari, corrente l'esposizione al tempo sulla prima. Ah, quindi è così che chiamate la merda che mi hanno forzato a bere? L'hai bevuta? Oh, no. Mi hanno detto che era stata testata solo sulle piante. Oh beh, che tesoro, ti giuro che non ne sapevo nulla. Mamma, cosa cazzo sta succedendo qui? Mi avevano portato qui per lavorare... a una scoperta della vita, cioè la bella vita, la via d'accesso per la bella vita. Un nuovo composto chimico scoperto sotto Beacon Pines in una sorgente che hanno chiamato la sorgente, ok. L'hanno chiamato Tempus Liquamina. Mette l'energia, trae l'energia dall'ambiente circostante per alterare radicalmente la relazione della materia con il tempo. Era il segreto per il fertilizzante Valentine. Poi hanno... non sta caricando. Hanno raccolto la sorgente, infondendo piccole quantità di Tempus Liquamina nel prodotto. Stava funzionando bene, facendo accelerare drasticamente la crescita delle piante. I raccolti sarebbero pronti per essere stati presi in una frazione di tempo. Ma ci sono state delle complicazioni. Il full harvest. Per Legna Harvest è venuto qui per sistemare questo casino, per sopperire dove Valentine ha fallito. Ma il Tempus Liquamina è ribelle, ribelle. Puoi pensare come una manifestazione di cambi, è volatile per la sua natura. Quindi più lo provi a fare, quindi più provi a costringerlo a fare una cosa specifica, più ti resiste, esatto. Mi è familiare. Posso relazionarmi, cioè, ok. Il mio ruolo era quello di finire il lavoro del mio predecessore, il dottor Prescott. Sfruttando tempo sul comune per manipolare in modo affidabile l'età di un organismo. Solo immaginate quante persone avremmo potremmo spamare. Mr. Kerr era veramente insistente che avremmo sbloccato degli ottimi risultati prima del festival di oggi. Ma non è successo, vero? Lo sai quanto io ami i buoni enigmi. Mi sono buttata nel problema. Non ci è voluto molto prima che scoprissi le note del dottor Prescott. Delle stranezze nelle note del dottor Prescott. Stranezze. Contenevano ovvi errori. Errori che qualcuno con la sua reputazione non farebbe mai. Così li ho sistemati e ora io devo rimpiazzare il mio intero guardaroba. Mi dispiace veramente tanto. Beh, quei vestiti erano comunque tutti di seconda mano.
Mi spiace come. Aspetta, sembra che l'autopesco te l'abbia capita, abbia perfido abbia intenzionalmente sabotato il suo stesso lavoro. Ho considerato questa possibilità, gli ho mandato una lettera per chiarire tutto questo. Mamma, l'autopesco è morto. Kev l'ha ucciso. Cosa? L'ho sentito alla radio. Ecco perché siamo qui. Ecco perché dobbiamo uscire da qui, ora. Aspetta, il viale non so cosa sia. Però devi mettere a fuoco. Ok. La fiala. Ho finalmente risolto l'equazione, quindi. Consentendo il controllo diretto dell'invecchiamento. Il signor Kerr l'ha raccolto poco prima che arrivassi tu. Un'altra ragione per la quale dobbiamo metterlo in coda, cioè. Mi stanno chiamando, haha, stato su un call center. Amazon Hightech Trading, come se non lo sapessi. Luca, abbiamo una dottoressa. Una per la tua strada. Ricevuto, fate attenzione. Bene, tutto a posto giusto. E qual è il tuo piano per la fuga? Il passare. Oddio, no? Esamineremo tutto quando arriveremo qui. Nel frattempo, possiamo prendere qualche informazione extra. Malis 80 whisky, ok. Un drink forte per uomini forti. Questo alcol è arrogante. Dovrei solo soffocarti. Cosa? Voglio detto, non dovevi disturbarti adesso. Ah, no, non essere tranquillo. Cioè, non preoccuparti, non mi disturbi. L'avevamo già sentita in sto gioco, la frase. Non ricordo se l'ha stretta. Lui è là. Non ricordo. Sembra che il fondatore abbia aiutato Kerr a pianificare il festival. Aiuto. Merda. Perché un leader così riservato dovrebbe essere ossessionato da una festa? Solo il tempo, oddio. Ancora caldo. Deve essere stato qui recentemente. Ok, guardate, risponde. Rimangono a questi, ok. Qui ci deve essere roba buona. Sono tutti chiusi. Forse non è così importante come credi. Vediamo cos'altro hanno questi cattivi ragazzi. Sistema di sicurezza. Registri. Payroll, non so cosa sia. Libro paga. Ho sbagliato tasto, però. Sai, per essere cattivo sto ragazzo è veramente noioso. Solo aspetta. Oh, niente. Mi dispiace che tu sia finito dentro sto casino, Solomon. Non ti devi preoccupare per me. Beh, mi sento comunque male. Ti tiriamo fuori da qui, promesso. Chiudi, chiudi. Chiuso. Ciao, vicini. Quando abbiamo lasciato l'ufficio di Nelly, stavano. Brulicava di appunti, vabbè. Ce la siamo data a gambe. Siamo riusciti a malapena a scappare. Vabbè, c'ero proprio. Vi hanno seguiti? Vado. Prima di iniziare a dare colpi in giro, è possibile ordinare una pizza. Adoriamo sentire questi pensieri. Sicuramente non ordineremo una pizza. E ora? Non guardate me, io mi sono ufficialmente ritirato dal rapino.
Mi dispiace tanto per l'inconveniente. Abbiamo solamente qualche più rapida domanda. Fatemi pensare. Qualcuno può sorvegliare la porta? Ovviamente. Tutti gli altri, rannicchiatevi. Ops. Penso che questo piccolo cappero, penso che sto puttanaio sia andato avanti troppo a lungo. Solomon, no. Zitto, Evan, gli adulti stanno parlando. Dottor Midwill, una breve introduzione è d'obbligo. Non ci siamo mai incontrati di persona, ma io sono il... ma abbiamo corrisposto. Vede, io ero... sono stato io ad assumerti. Solomon, il patetico bambino orfano, il potente e enigmatico fondatore. Sharper, il progenitore caduto che ha creato questa città. Perennial Harper, il fertilizzante Valentine, tutto è connesso da un singolo filo, il sottoscritto. Ma questo è... Sì, ma io lo so già che lui è il padre, quindi perché mette questa pressione sulla cosa? Oh sì, ora ci sei. Tempus Liquamini, tu hai scoperto come avversare il processo. Molto bene, dottoressa Midwill, molto bene. Peccato che la scoperta non fosse intenzionale. L'effetto è dato un pochino troppo in là per i miei gusti. Ecco perché avevi bisogno di me per finire il lavoro del dottor Prescott. E l'hai fatto in maniera ammirevole. Mr. Kerr, la fiala, per favore. Lasciate che vi presenti l'ottavo desiderio, l'ottava meraviglia del... Wow, questa roba sembra veramente di valore. Fai attenzione, pazzo, non hai idea di che cosa hai tra le mani. In realtà, lo so. Hai fatto un tipico monologo da villain in merito. Oh, forse la voglio assaggiare. Afferralo. Luca, qui. Ho pensato un attimo a una soluzione, no? Cioè... No, niente. Mi sono già pentito di quello che ho pensato. Niente. Fai un altro passo e la spacco. Tu non hai idea. La rompo, lo giuro. Bene, rischi di ucciderci tutti. O se sei fortunata nulla succede. E allora? Creatore emotetico, ci andiamo molta meno clemenza. Ma ti do la mia parola. Se tu me la dai, nulla di tutto questo succederà. Sei una ragazza sveglia, Beck. Ma non c'è niente di male nel dire che qualcuno è più sveglio di te. Entrambi sappiamo che c'è solo un modo per farla finita. Brava ragazza, Beck, non fallo. Non possiamo fidarci di quello. Mi dispiace, ha ragione. Mr. Kerr, ti sei fatto umiliare da un gruppo di bambini. Ah, vieni al mio ufficio domani per una recensione della performance. Ovviamente, signore. Ma prima hai un discorso da fare. Vai fuori e dammi l'introduzione che merito, e non dimenticarti di sorridere. Sì, signore.
E ora che ci penso, tutto questo è grazie agli sforzi del signor Van Holm. Non capisco. Come può essere tutto grazie a me? No, non intendevo te, intendevo tuo padre. Esatto. Tuo padre è sempre stato una spina nel mio fianco. Gli ho offerto l'opportunità di essere parte di qualcosa di grande, ma quel pazzo fu accecato dalla giustizia. Ha fatto irruzione nel mio laboratorio cercando di sabotare il mio lavoro. Ma l'universo ha un modo divertente di correggere le cose. Intromettendosi con una forza che non capiva, a volte mi ha mostrato il suo vero potenziale. Come ha voluto il destino, Luca, l'ultimo atto di tuo padre è stato quello di concedermi la vita eterna. Beh, questo tocca a me. Dopo il festival e la mia ascesa, ritornerò con un affare con un accordo per tutti voi. Prima di allora vi suggerisco di riflettere sul vostro fallimento. Voi tre rimanete fuori la porta. Beh, merda. Dici? Non posso credere che Becker ci abbia veduti in questa maniera. Non sono sicuro che avesse altra scelta. Ora cosa facciamo? Qual è il piano? Non ne ho uno. Ovviamente lo hai, tu hai sempre un piano, Rodo. È solo bisogno di tempo. Rodo è finita. Abbiamo perso. Mi dispiace, Luca. Dammi un minuto per calmarmi. Ehi, mi dispiace, Luca. Non sapevo cosa fare. No, già, ho fatto quello che ho fatto. Lo so, è solo. Ci eravamo così vicini. Alla fine ho una. Ho la sensazione che alla fine Solomon otterrà ciò che gli spetta. Il tempo ferisce tutti i talloni. Beh, ora il tempo sembra un problema minore per lui. Bella questa.